seconda lezione delle basi del CSS, nella quale prepariamo l'ambiente in cui lavoreremo. Io direi di preparare una bella pagina HTML, un po' più strutturata di quella che abbiamo fatto nel video corso. E quindi iniziamo. Per prima cosa cancelliamo tutto quello che c'è tra i tag body, anzi, parte i link, io direi, tutto parte i link. E iniziamo dandogli un'intestazione. H1. E che chiameremo basi del CSS. Un piccolo paragrafo nel quale mettiamoci un po' di testo. Anzi, facciamo più paragrafi da questo testo. Voi prendete il testo che volete. Io qua faccio così per comodità. Anche qui. Ed ecco, così. Così ho tre paragrafi, dei link sotto. Facciamo anche una lista. Così. Ctrl C, Ctrl V. E diamo un nome ai nostri elementi. Ok, lista ce l'abbiamo, dei paragrafi pure. Anche i link e aggiungiamo anche un paragrafo sotto, sempre con del testo. Prendo anche questo io. Così. Ok. Salviamo e andiamo a vedere. Va bene, la nostra pagina ce l'abbiamo. Ora vediamo come creare e attaccargli un file CSS. Andiamo nella nostra cartella dove abbiamo il sito. Possiamo direttamente creare la cartella style. Di solito la si chiama così, la cartella dove sono presenti i file CSS. E qui io direi di aprire Notepad, cioè blocco note, e già salvarlo con il nome in questa cartella. Il formato deve essere .css, tutti i file, e anzi va bene. Io lo chiamo style.css. Ok, il nostro file è salvato. Ora attacchiamolo nella pagina HTML, che si fa con il tag link, nel quale dobbiamo scrivere l'indirizzo del file, il tipo del file e poi un altro attributo che diciamo è una spiegazione. Dopo lo vedremo. Quindi scriviamo href uguale e tra virgolette l'indirizzo. Nel nostro caso è nella cartella style, quindi scriviamo style slash
style punto CSS. Ora scriviamo il tipo type e tra virgolette text slash CSS. E ora l'ultimo attributo è rel, che infatti dice cosa fa questo file CSS per la pagina. E nel nostro caso gli dà lo stile, quindi style sheet. Nella maggior parte dei casi dà lo stile. Possiamo chiudere l'attributo link, che singolo, non ha un tag che si chiude dopo, ma si chiude già in se stesso. E possiamo salvare, ma tanto non accade niente ancora al nostro sito. Possiamo solamente vederlo nel codice sorgente, che abbiamo un link style.css. Ci sono altri due modi per attaccare il CSS nell'HTML, ma non sono modi in quale attacchiamo il file, ma sono modi in quale attacchiamo proprio il CSS al tag con questo attributo qua. E qui dentro ci si può scrivere il codice CSS. E un altro metodo è di attaccare, è un tag. Si scrive così, e all'interno del quale si può sempre scrivere il codice CSS. Io direi di concludere questa lezione, nella prossima già iniziare a vedere come è fatto questo CSS.